Fisso 2, poi liberi senza limite di coefficiente. Quarte ai giochi del Commonwealth, none ai mondiali. Buono l'inizio, l'elevazione da parte di entrambi, leggermente di lato un atleta, ma lateralmente i giudici non lo vedono. Bellissima anche l'altezza da parte di entrambi, forse un piccolo di anticipo nell'entrata in acqua. Loro quarte sì ai giochi del Commonwealth, ma le coppie in gara erano 8. La Svezia con Nilsson Garip a destra e Widerström, visto volentieri la coppia Nilsson Garip-Gullstrand, visto che sono ormai due trampolinisti di primo piano, ma evidentemente non c'è qualche motivo per cui non è stata schierata. Forse sincronizzato non è più uno sport dimostrativo, ormai si è arrivati a livelli per cui non basta andare in acqua e provare i tuffi insieme, bisogna allenarli, e quindi probabilmente anche se da Gullstrand è... Cominciano bene, 46,20 allo stesso punteggio delle nostre, dunque sì, sanalite, partite male sì, ma c'è possibilità di recuperare. Ben Tashmail e Rollinson, ordinario, rovesciato carpiato. Dunque due tuffi con rincorsa per loro negli obbligatori. Niente male durante la fase di carpiatura. Andiamo a vedere qui un piccolo anticipo da parte di carpiatura e nell'entrata in acqua, anche se non si arriverà a quota 100. Ci stanno davanti anche francesi e svizzere. Nettamente il momento l'atleta sa perfettamente di poter spingere al massimo, forse Nilsson Garip leggermente indietro, ma essendo quella più esperta forse riesce a recuperare alla grande un problema di partenza. L'Italia è settima, si fa dura anche per una medaglia, condizioni precarie di Elena Bertocchi. Cominciano i liberi, il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento, il doppio Ucraina, Germania e Italia, intanto Gran Bretagna scarsa rispetto all'altra, quindi tanta differenza di verticalità per quanto riguarda soprattutto i voti del 3.10 le britanniche, e le nostre possono di punto alla Germania, ne restano 12 abbondanti da recuperare. Svezia, Nilsson Garip, Widerström. Beh, bene, vedete anche il mezzo sorriso perché non c'è la convinzione. Peccato, guardate qui, bene, girano insieme, qui aspetta troppo, tira troppo con le spalle. Fanno scivolare l'Italia al quarto posto, ma sono vicinissime. Svezia carpiato con un avvitamento, coefficiente 3. Sincronizzato, guardate qui la spinta, entrambe bella la carpiatura, entrano nello stesso momento in avvitamento, forse la cosa che un po' sporca è la fase finale. Un argento e un bronzo in testa al medagliere, che tiene conto del numero di 7 punti con un 34 punti con un obbligatorio. Mai Nilsson Garip e Widerström sono lì, e comunque rimangono lì per una medaglia magari, ecco, la distanza un pochino viene valutata dai giudici. 56,70, la Svezia è terza, clamorosa l'Ucraina quinta. Adesso si tratta di vedere se ne ha ancora Chiara Pellacani. Intanto Gran Bretagna che lotta per una medaglia, magari di bronzo. Ma devo dire che finale però ottima la loro partenza, guardate che bella la carpiatura, benissimo anche la parte finale, un pochino sporca. 40 e realisticamente possono, ci scavalcano, 60 spiccioli. La Nilsson Garip ha provato a darci una mano. Non è da 60 perché hanno fatto un po' troppi errori, però... E non lo è, 57,60 bronzo, allora bene così. E argento per le azzurre, che ci compete in questo momento. Poi magari vorremmo rifarla questa gara, perché la Gran Bretagna non ha vinto medaglie, quarto posto per Ben Tashmail e Rollinson.